mezzo secolo di storia. Io nel 1972 ero piccola, però ricordo molto bene quando papà, che sta qui, costruire insieme a alcuni pionieri la sede di Viterbo. Ricordo l'entusiasmo di quegli anni, ricordo quanta passione c'era ed è la stessa che abbiamo oggi, nonostante la fatica che in questi ultimi anni stiamo sopportando, ma sempre con l'ottimismo che insomma contraddistingue da sempre proprio l'imprenditore italiano. Questo è una cosa che noi non ci può togliere nessuno. Nonostante tutto, riusciamo sempre ad andare avanti e cerchiamo sempre di avere fiducia su chi deve anche portare avanti i nostri progetti. E infatti questo credo sia una tappa in cui dobbiamo avere la consapevolezza che qualcosa deve cambiare soprattutto l'approccio che fino ad oggi non siamo riusciti bene individuare la consapevolezza che veramente possiamo fare la differenza. Gli imprenditori hanno bisogno di essere anche guidati qualche volta, ma anche dietro nostri però input e suggerimenti. Insomma, io credo che sia arrivato il momento di smettere di fare la caccia alle streghe, cioè quella continua lamentela di quello che non si è fatto finora. Quello che non si è fatto finora non si è fatto, punto e basta. Adesso bisogna cominciare a fare qualcosa di molto importante. Il nostro territorio che merita di fare presto, uno sviluppo che fino ad oggi ha tentennato. Abbiamo tante potenzialità, è il momento di esprimerle. Però finalmente proviamo a metterci tutti intorno a un tavolo e parlare di concretezza. È questo che chiediamo sempre ed è con questa forza che vogliamo festeggiare i nostri 50 anni. Grazie.